Eccoci nuovamente qui sotto di un gol, a pelo proprio questo rigore, ne abbiamo sbagliato un altro con un ballerino classico, non lo sapevo, però credo che la Juve possa pareggiare. Ezio, come la vedi? Ma la vedo che bisogna continuare così. La partita è tra due squadre poco compatte, sì. Talvolta molto lunghe. Il Bologna ha una difesa direi discretamente fragile, perforabile al centro, e questo la Juventus lo ha capito. Direi che la Juve è certamente molto meno peggio di quello che era dato aspettarci. Aveva iniziato anche benino, a prescindere dal calcio di rigore, rigori c'erano entrambi, nulla da dire. Diciamo che il risultato del primo tempo è immeritato. Assolutamente. È immeritato per quello che si è riuscito a produrre in termini di occasioni. Da una parte è meritato, perché quando sbagli un paio di gol da un metro, da un metro e mezzo, un eccesso di altruismo, insomma, gol fatti. Però a quel punto, cioè, se manca la cattiveria, se manca il cinismo, a quel punto chi è causa del suo mal deve piangere se stesso. Speriamo che non subentri un certo tipo di scoramento o rassegnazione, e che questa partita la si possa ribaltare, perché è possibile assolutamente, farlo. Assolutamente. Okay. Ci vediamo naturalmente dopo la fine della partita. A più tardi. Aug.